Ostuni Notizie Sport. Ostuni Notizie Sport, un appuntamento in collaborazione con Bar Pasticceria da Pasquale, la nostra specialità, il pasticciotto artigianale. Vieni a trovarci nei pressi di Piazza della Libertà ad Ostuni. Mozzarella & Co, salumeria e prodotti tipici da gustare. Piazza della Libertà, Ostuni. Grafiche Nacci, idee per passione, le nostre offerte per la vostra azienda. Zona industriale, Ostuni. Terza vittoria consecutiva per l'Ostuni, che batte il Grottaglie 6-2 e si rilancia prepotentemente nella corsa per un posto tra i playoff. Gara mai in discussione per i padroni di casa contro un Grottaglie apparso sin dai primi minuti troppo fragile, soprattutto nella zona centrale del campo. Ostuni in vantaggio al terzo minuto con un colpo di testa di Masi, bravo a sfruttare un perfetto cross di Pastano. Il raddoppio dei padroni di casa al 25esimo con Schiavone, imbeccato ancora una volta da Pastano e bravo ad anticipare a Nicchiarico in uscita. Il Tris arriva al 45esimo con un calcio di rigore trasformato da Masi e decretato per un fallo in aria piuttosto netto su Pastano. Nella ripresa Mister Bosco inserisce Vitale al posto di Roberti, ma è l'Ostuni ad andare vicinissimo al 4-0 con un pallonetto di Schiavone al primo minuto. L'Ostuni abbassa il baricentro, gli ospiti ne approfittano al 23esimo per accorciare le distanze con un diagonale di Appeso che supera Quartulli. Dopo soli due minuti Ostuni ancora in gol con un colpo di testa di Galeandro, bravo a superare il portiere avversario sfruttando un cross dalla sinistra di Cristofaro. L'attaccante ostunese si ripete al 29esimo spingendo in rete un cross dalla destra di Greco e siglando così il 5-1. La gara però non è finita, al 34esimo è ancora Appeso a tenere a galla il Grottaglie con una conclusione dall'interno dell'area che vale il 5-2. Lo stesso numero 7 biancoazzurro va vicino alla tripletta con un calcio di punizione ben parato da Quartulli con un tuffo sulla sua destra. A chiudere i conti ci pensa però ancora Gigi Galeandro con una deviazione ravvicinata su cross dalla sinistra di Greco. Finisce 6-2 per l'Ostuni che torna in una posizione di classifica più consona rispetto alle aspettative del presidente Antonio Molentino e della tifoseria. E domenica ancora un derby sul campo del Brindisi. Mister, una vittoria netta sia nella sostanza che nel risultato. Sicuramente un'ottima prestazione, terza vittoria consecutiva. In questo momento siete una squadra sulla rampa di lancio. Sì, il risultato parla da sé, i giocatori hanno dato il massimo, il merito è tutto loro, si sono applicati sin dall'inizio, ora stiamo avendo i risultati, però la strada è lunga, possiamo ancora migliorarci tanto. Dove può arrivare questa squadra, a prescindere dalla prestazione di oggi, per quello che lei sta vedendo anche in settimana? Io, come ho già detto la prima volta, giustamente pareggiamo a Massafra, perdiamo in casa, io ho detto che questa squadra aveva bisogno di fiducia, di autostima, la stiamo conquistando partita dopo partita e il nostro campionato parte lunedì e finisce la domenica. Ogni partita abbiamo un obiettivo che sono i 3 punti e cercheremo partita per partita di portarli a casa. Ma è tutto ancora possibile secondo lei in questo campionato? Questo campionato è molto difficile, Grottaglie che vince con l'Aradeo, il Fasano perde in casa con Luggiano, ci sono risultati imprevedibili perché è un campionato molto livellato e tutte di squadre, tutte di qualità. Diciamo che alla meglio chi ha la continuità giusta e il buon gioco. Io credo che il merito del lavoro e dei risultati sia in questo momento attribuibile all'allenatore. Un allenatore che ha lavorato in una maniera incredibile, si vede, è evidente, la squadra oltre a vincere sta esprimendo un ottimo gioco e credo che in questo momento vada fatto un grande applauso all'allenatore. Sappiamo tutti bene che è un campionato difficilissimo, le insidie sono dietro l'angolo, ma come ho sempre detto questa è una squadra che disputerà un ottimo campionato e esprimo grande soddisfazione, grande gioia per quello che sta avvenendo. Un appello alla città mi sia consentito: continuiamo ad avere pochi spettatori,
la città sembra quasi indifferente, quando quest'anno abbiamo costruito una squadra per ridare entusiasmo. Stiamo assumendo delle iniziative a favore delle famiglie, dei bambini, della scuola calcio. Quindi il mio appello accorato alla città è di essere presenti, perché noi non possiamo continuare a fare calcio con 85-90 paganti. Questo è un fatto che ormai è diventata abitudine e non ce lo possiamo più permettere. Dal primo giorno che ho messo piede qui ho detto che questa squadra è una squadra importante, è una squadra che può fare tanto. Considerando il torneo di promozione di quest'anno, appunto, voglio dire, è un campionato che si vince all'ultima giornata. Ripeto, siamo una squadra costruita per avere delle grosse soddisfazioni e chiaramente, appunto, domenica dopo domenica le stiamo portando a casa. Mercato, che cosa accadrà? Diamo un discorso anche piuttosto generale. Guarda, ho già dichiarato che abbiamo provveduto al tesseramento di Tidiare Valeri, che è un ragazzo extracomunitario, che è un attaccante. Sicuramente, appunto, affiancheremo ad Antonio Quartulli, un portiere di grossa esperienza over. E poi chiaramente martedì o al massimo mercoledì ci siederemo a tavolino sia con lo staff tecnico che col presidente e faremo delle valutazioni su quello, appunto, che è il nostro percorso di qui a finire. Chiaramente sappiamo benissimo che non possiamo sbagliare e quindi stiamo, voglio dire, valutando ogni singolo caso.